bentrovati cari amici di Extreme Hardware. Con questo video do il via ad una nuova rubrica dei nostri video sul nostro canale, ovvero quella che riguarda i video disassembly. Farò lo smontaggio di vari prodotti, tra cui NAS e altre periferiche che la redazione recensisce, quelle che io in particolare recensisco, e per dare il via a questa nuova sezione, diciamo nuova rubrica del nostro canale di YouTube, inizierò con lo smontare un NAS della Synology, parlo del DS415 Plus. Andiamo a vedere come si smonta. Bene, dunque andiamo a smontare il nostro Synology DS415+. Ovviamente rimuoviamo come prima cosa il pannello frontale e togliamo tutti i dischi presenti all'interno dei bay del prodotto. Una volta effettuato questa operazione, giriamo il nostro NAS e potete vedere che sul retro vi sono due viti, una in alto e una in basso, viti a stella. Rimuoviamole con un cacciavite a stella. Un'operazione molto semplice. Ok, mettiamo da parte le nostre due viti ricordandoci di non perderle, altrimenti poi sarà un problema per chiuderlo. Ora giriamo il sistema, notiamo, non so se si riuscirà a vedere, comunque all'interno del vano dei dischi troviamo, ci sono due clip, una qua e una qua, che fanno perno su questo pezzo di metallo. Con un cacciavite facciamo forza all'interno e facciamo slittare fuori questi due perni. Effettuando questa operazione facciamo slittare, avete visto, facciamo slittare la parte sinistra del nostro NAS, e una volta fatta slittare possiamo andare a rimuoverla. Un po' di calma. Ok, adesso il nostro NAS è aperto. Mettiamo da parte la parte sinistra. Ora ci ritroviamo praticamente con lo scheletro e il vano in metallo del nostro DS415+. Ora, per andare ulteriormente a smontare questa parte, rimuoviamo sempre sul retro quella, la piccola vite che trovate vicino all'etichetta, sempre con, è una vite sempre a stella, con il taglio a stella. Ok, una volta rimossa questa vite, rimuoviamo anche la vite che troviamo qui all'interno, cerco di farle vedere il più possibile. Ok, una volta rimossa quest'altra vite, notiamo che vi sono ai lati altre due viti per togliere questa struttura di metallo, la struttura dei bay, altre due viti qui e nella parte opposta due viti che sono quelli con la testa piatta. Andiamo dunque a rimuovere anche queste due viti qui e le due viti dall'altra parte. Tanto mentre faccio questa operazione vi ricordo, vi dico che questa procedura è la medesima, poi probabilmente farò i video anche per quelli, è la medesima per tutti i NAS Synology a 4 bay che hanno questo design, questo chassis. Quindi parliamo del 415 Play, 415 più come questo, e altri modelli 412 se non ricordo male, 14. Comunque adesso
non ricordo precisamente tutte le sigle, o faccio un elenco qua sotto. Comunque, basta vedere com'è il design. Ok, mi è andata sotto la vita, vabbè, la recuperiamo dopo. Com'è fatto il design del NAS. E la procedura è la medesima. Sto cercando, ho un po' di difficoltà perché per essere a favore di camera sono in una posizione leggermente scomoda e mi perdo le viti all'interno dello chassis, vabbè, ma non è un grosso problema perché le possiamo recuperare in un secondo momento. No, forse questa ce la faccio, ok, ce l'ho fatta. Bene, una volta rimosse queste quattro viti, possiamo tirare verso l'alto il nostro vano portadischi, facendo con calma. Ok, avete visto che è venuto via molto semplicemente. Il nostro vano, che comprende ovviamente anche la scheda con tutti i vari SATA per i dischi. Ora forse riesco a recuperare la vite che mi ero perso in qualche modo. Vabbè, sotto la recupereremo dopo. Bene, dunque, una volta tolto il vano dei dischi, possiamo rimuovere gli attacchi per le ventole. Ovviamente due ventole e quindi due attacchi. Le rimuoviamo da questa scheda e tiriamo e rimuoviamo la scheda stessa. Dovremmo farcela senza troppe difficoltà. Eccolo, tirata via. Questa scheda è la scheda che contiene anche gli ingressi USB 3 e le SATA. Bene, la mettiamo da parte anche questa. Ci ritroviamo dunque, ecco qua la vite incriminata, l'avevo vista, ovviamente, vabbè, non fa niente come al solito. Bene, abbiamo quindi smontato la maggior parte del nostro NAS e ci ritroviamo praticamente con la scheda madre rivolta con il lato del processore verso l'esterno, in questo caso, quindi verso la scocca. Per accedere, rimuoviamo le quattro viti. Scusate, c'ho il dito davanti. Le quattro viti che vedete qui, che sono le viti di ancoraggio allo chassis. È un'operazione, come vedete, piuttosto semplice. Io ovviamente non vi consiglio di aprire il vostro prodotto, eccetera, eccetera, perché potrebbe invalidare la garanzia. Ovviamente è una procedura che è fattibile nel caso voleste sostituire magari un banco di RAM, dipende ovviamente da quanta RAM ha il vostro NAS, il vostro modello. Potete ampliare la memoria RAM con questa procedura. Adesso vi farò vedere il motivo, togliendo quest'ultima vite, si capirà meglio. Ok, bene, tolta la vite, solleviamo la nostra scheda e la togliamo dalla scocca e recuperiamo anche la vite che prima era andata a finire sotto. Mettiamo da parte quindi la scocca alla quale sono rimasti ancorati praticamente soltanto le due ventole da 92 mm in estrazione, ed ecco qui la nostra scheda madre del NAS, scheda madre che comprende il processore. Ovviamente abbiamo le due porte LAN, il plug per l'alimentazione, e qui abbiamo il nostro banco di SODIMM di RAM che possiamo sostituire. In questo caso abbiamo, non so se la videocamera riesce a mettere a fuoco, penso di sì. Abbiamo i nostri 2 giga di DDR3 1600 MHz. Se il nostro NAS ha un quantitativo di RAM inferiore, possiamo volendo sostituirla in questa maniera. Ovviamente per rimontare il tutto si procede
prosegue a ritroso, si fa la procedura al contrario. Detto questo, questo era il disassembling del nostro Synology DS 415+. Vi aspetto per ulteriori disassembling e quindi vi chiedo di lasciare un commento al video se vi va e di visitare il nostro forum alla pagina extremehardware.com/forum e iscrivervi alla nostra community. Detto questo, da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware è tutto.